Tre secoli fa, tre pescatori pescano prima il corpo, poi la testa di una miracolosa statua della Madonna. È il secondo santuario mariano più visitato al mondo, quasi 1 milione di pellegrini ogni mese. Stiamo parlando di una capienza di quasi 50.000 posti. È il santuario di Nostra Signora di Aparecida. E allora corriamo subito in Brasile, ma lo facciamo entrando in una comunità cattolica dove è pronto ad accoglierci in questo giorno di festa e di preghiera. Padre Antonio Furtado, sacerdote appunto della comunità Shalom in Fortaleza, grande innamorato della Madonna e di Padre Pio. Padre Antonio, auguri, buona festa di Maria Aparecida e benvenuto su Padre Pio TV. Come stai? Essere con tutti voi, l'Italia, San Giovanni Rotondo, è un luogo che amo il cuore, che sempre che posso vado lì a cercare Padre Pio. Per me è un grande onore parlare della nostra grande madre che in tutto il mondo appare per portare pace, portare vita, portare soprattutto il suo figlio Gesù. Certo. Padre Antonio, una statua così piccola ha conquistato prima il Brasile e poi il mondo intero, come dici tu. Ma che cosa rappresenta quella statua per un brasiliano? Lo chiedo a te che sei un sacerdote. Allora, Maria, la madre di Gesù, è la nostra madre. E quando noi siamo nella casa della madre, ci sentiamo bene. E nel Brasile Maria è apparsa in un momento molto difficile, perché qui c'era la schiavitù. Allora era un momento di molta sofferenza per la gente e in un modo molto semplice la Madonna vuole avvicinarsi ai suoi figli con questa apparizione, che infatti non è un'apparizione come Fatima, Lourdes. Tre pescatori, come hai detto tu, cercavano del pesce, perché il governatore di Portogallo, che era venuto al Brasile come governatore, gli andava a una regione chiamata di Minas Gerais, e in quel periodo era una regione che produceva tanto oro, e per questo anche, immaginate, la situazione di guerra, di problemi sociali che avevano, e questi tre pescatori, quel giorno era ottobre 1717, non riuscivano a pescare nel fiume Paraíba, e a un certo punto, già un po' stanchi, quando lanciano le rete, viene fuori questa piccola statua della Madonna Immacolata Concezione, però non c'era la testa, e loro raccolgono, e poi dopo un po', quando mettono ancora la rete, viene questa testa della statua, che loro mettono insieme e si vede che è la Madonna. Come ho detto, è una statua di terracotta che rappresentava la Madonna dell'Immacolata Concezione. Infatti, sì, noi la chiamiamo la Madonna della Immacolata Concezione, apparecida, no? Sì. E poi il miracolo succede, che tanti pesci, in quel momento che non c'era nessun pesce, certo, c'è un miracolo. Anche qui come quello di Gesù, insomma, ecco. Quindi la madre che riporta il figlio. Una pesca miracolosa. Certo, ma in questa storia di devozione, Padre Antonio, io vedo proprio, si vede il timbro, il sigillo di Maria. La Madonna ha voluto essere trovata da persone povere. Si fa trovare a pezzi, prima il corpo, poi la testa. Perché secondo te, e lo chiedo a Padre Antonio, missionario della misericordia, nel senso, c'è una sorta di identificazione tra Maria e i poveri e tra i poveri e Maria, è così?
Sì, perché pensa, quella statua qualcuno l'ha buttata via perché si era rotta, l'ha lanciata in fiume e perché è rimasta lì tanto tempo, naturalmente il colore che appare è quel colore un po' nero Sì. e come ho detto gialli, era il problema della schiavitù. E è come se Maria vuole essere madre di quella gente che era venuta dall'Africa come schiava, Certo. come schiavi, e lei con il suo colore fa vedere a tutti: guardate che questo popolo povero, negro, è anche sono figli di Dio. E c'è anche una cosa importante, che la principessa. E in quel periodo del Brasile lei non aveva figli e ha chiesto alla Madonna questo miracolo e la regina ha ottenuto da Nostra Signora questa grazia di essere madre e poi questa principessa, questa regina prende tutto i suoi gioielli, tutto quello che aveva e ha fatto questa corona. E abbiamo visto adesso Sì, nella statua della bellissima. Madonna, è una corona molto bella con tutti i gioielli di questa regina, che poi è questa regina che dopo ferma la legge della libertà degli schiavi nel Brasile. Certo. Allora è nato fatto che un giorno un uomo aveva scappato e era tutto imprigionato, no? Con le catene di ferro e il suo padrone lo cercava con un cavallo e quello correva in un momento di disperazione. È entrato nella chiesa della Madonna e lì davanti alla statua le sue catene cadono miracolosamente. Ancora oggi si possono vedere queste catene che cadono, catene forti che cadono della mano di quello schiavo. Allora quell'uomo ha visto questo miracolo e ha donato la libertà a questo schiavo. Poi piano piano la regione dove appare la statua era come ancora oggi, una strada importante che faceva, diciamo, il legame fra il Rio de Janeiro, San Paolo e Minas Gerais. E la Madonna ha scelto esattamente un punto dove tutte le persone per fare commercio e altre cose passavano e poi subito ha cominciato a attirare l'attenzione per i miracoli che succedevano in quella cappella. Poi è stata fatta un'altra chiesa più grande. E poi nel 1980, quando è venuto in Brasile il Papa San Giovanni Paolo II, Sì. lui ha consacrato questa nuova basilica, che c'è una cosa molto speciale, è la più grande basilica del mondo, Mariana, la più grande cattedrale del mondo, è piccola solo 1 metro di San Pietro. Perché non poteva essere più Quindi ha grande. quasi la grandezza di San Pietro, Sì, giusto? 1 metro di meno, È 1 metro di meno. fantastico. Beh, dalle immagini si vede la grandezza, ma certo noi non ne abbiamo la percezione immediata perché ovviamente in televisione, riusciamo a vedere la grandezza, ma voi che siete lì sicuramente avete l'idea un po' dell'immenso, no? Sì, è come San Pietro, 1 metro di meno, perché sapete che a San Pietro è dentro della basilica. Ci sono le misure di tutte le grandi cattedrali del mondo. Allora, se tu entri a San Pietro, a Roma, puoi vedere i nomi delle più grandi cattedrali del mondo, anche quella di San Paolo, perché non si può fare una chiesa più Più grande grande di di San San Pietro, Pietro. certo. Ma Allora, Padre 1 metro Antonio, piccola. dimmi una cosa, ma voi come state vivendo la festa di Maria Parresida in comunità? Come avete preparato una novena? Non so.
Allora, alcuni anni fa il santuario di Aparecida ha creato, diciamo, una rete di TV. Già Sì. avevano una rete di radio e adesso hanno una rete di TV. E questa rete di TV è riuscita a portare la devozione in tutto il Brasile, anche fuori del Brasile. E adesso possiamo dire che tutto il Brasile, durante la novena, celebra insieme al santuario, sia nelle grandi o piccole cappelle, perché ci sono dappertutto chiese Certo. dedicate alla Madonna Apparsa, e facciamo insieme questa novena, che può anche seguirla dal vivo della TV Aparecida del santuario. Che bello, Padre Antonio. Allora io voglio chiudere con le parole di Papa Francesco. La Chiesa, quando cerca Cristo, bussa sempre alla casa della madre e chiede: mostraci Gesù. E noi oggi stiamo bussando proprio al cuore di Maria. E quindi grazie a Padre Antonio Furtado. Padre Antonio, noi ti ringraziamo, però ti vogliamo presto a San Giovanni Rotondo, eh? Mi raccomando, anzi, se hai una data, diccela, così la spoileriamo subito. Sì, prossimo anno, nel mese di marzo, ci sarà il giubileo dei sacerdoti della misericordia Amen. e io sarò lì a Roma. E certo, non vado in Italia senza andare a San Giovanni, perché amo di cuore questa terra benedetta, e così a marzo ci troveremo insieme. Bene, sai che siamo la tua seconda famiglia e la tua seconda casa, quindi ti aspettiamo. Grazie, Padre Antonio. E noi ci vediamo presto. Un minuto di pubblicità.